vedi? Allora, stavamo dicendo benvenuti a tutti quanti. Forza Napoli e speriamo che quest'anno si prenda lo scudetto, dai. Ragazzi, se l'ha detto anche a Torino, Hai sbagliato! L'ha detto anche a Torino, infatti. Vedete, va bene, benvenuti a tutti quanti, benvenuti. È bello stare di nuovo insieme. Dopo quanto, 2 settimane? Sempre bello vederci, è sempre bello stare insieme, è bello spendere del tempo nella presenza di Dio. Non so quanti di voi sanno il tema di questa sera, stiamo cercando di andare a temi anche in maniera particolare per questi incontri che stiamo tenendo. Stasera parleremo della paura, cioè parleremo di come vivere senza la paura. Amen. O come essere liberati dalla paura. Credo che oggi, per quello che stiamo vivendo, la paura è qualcosa che sempre più fa parte dell'essere umano e dalle notizie che arrivano, dalle novità che spuntano giornalmente, da nuove malattie a nuovi governi, a nuove ondate di crisi, eccetera, eccetera. Quindi oggi poter vivere riuscendo a dominare, a governare la paura, vivendo il regno di Dio e la propria fede senza la paura, è uno dei più grandi miracoli che possono esistere. La paura di non ammalarsi, la paura di non andare in crisi economica, la paura della... ce ne sono migliaia, ok? Quindi stasera ci prenderemo un bel tempo a cantare, a condividere qualcosa della scrittura. Avremo anche una testimonianza di due ragazze che fanno un lavoro incredibile. Non mi hanno detto niente, mi hanno detto semplicemente: dobbiamo testimoniare. Ho detto da loro, vuol dire che è tosta, la cosa è tosta. Quindi cercheremo di... il tempo ci insegue. Non so quanti di voi hanno necessità di andare a casa prima delle 2 di stanotte. Dai, leggiamo qualcosa. Facciamo vedere però che Napoli sta crescendo pure come bimberai, perché ci sono le nuove leve là dietro. I bambini, dai. Non so quanti di voi hanno portato la loro Bibbia, o avete portato la vostra Bibbia, o nel vostro cellulare, nei vostri tablet. Voglio leggere quello che sarà il versetto principale che tratteremo questa sera in maniera particolare, che affronteremo, che nel quale andremo in profondità. Poi leggeremo anche una storia bellissima di Gesù con i discepoli, ma vi prego di aprire la Bibbia in Prima Giovanni al capitolo 4, leggeremo il versetto 18 e il versetto 19. Il versetto 18 è uno dei versetti più straordinari, delle parole più belle, perché hanno una rivelazione molto profonda. Prima Giovanni, il capitolo 4, versetti 18 e 19. Ed è scritto così: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché egli ci ha amato per primo. Amen. Parole molto semplici. Stasera vedremo qualcosa, andremo in profondità, ma è molto particolare quando Giovanni scrive che chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ora, queste parole non vengono dette per far sentire in colpa nessuno o
per fare sentire inadeguato qualcuno, chiaramente. Ma Giovanni dice una cosa straordinaria, dice: chi vive nella paura è come se si dovesse aspettare sempre da un momento all'altro una punizione. Quanto è capitato a me diverse volte nel passato, ora grazie a Dio non più, quando magari capitava qualcosa di brutto, arrivava una notizia improvvisa, magari di una malattia, magari di un incidente, di qualcosa che magari ci faceva sobbalzare il cuore, uno dei pensieri che arrivavano è: forse è perché ho fatto qualcosa che non andava. A quanti è capitato un pensiero del genere? Perché la paura ha a che fare con la punizione. Arriva una notizia particolare dal lavoro e pensiamo: forse Dio mi sta punendo per qualcosa, forse devo pagare per qualcosa che ho fatto nel passato. Magari qualcuno viene da te invece di aiutarti, di incoraggiarti, nel momento in cui c'è una notizia particolare ti dice: che cosa hai fatto? No? E subito ti mandano in crisi, magari non hai fatto niente, cercano di portarti in una introspezione malata e morbosa per cercare di trovare qualche cosa che dovrai scontare, no? O arriva una notizia dal medico, arriva una notizia dal posto di lavoro, e arriva c'è questa paura che ti assale il cuore e che ti fa pensare: forse ho fatto qualcosa, forse perché, non so, i miei antenati hanno fatto qualcosa. Grazie a Dio non è così. Amen. Grazie a Dio non è così. È scritto una cosa bellissima negli Atti degli Apostoli. È scritto che Gesù andava in giro facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Amen. Perché? Perché Dio era con lui. Dio è il suo lavoro, è quello di fare il bene nella vita delle persone. Quando arrivava, vedete, c'era una superstizione antica, anche nel popolo ebraico, che coloro che erano poveri, proprio economicamente, che coloro che erano malati, i ciechi, gli zoppi, i lebbrosi in maniera particolare, erano coloro che erano colpiti da Dio. Infatti questa categoria di persone erano categorie di persone che venivano emarginate, messe di lato, trattate male. Perché? Perché nella cultura religiosa di quel tempo si pensava che chi aveva un problema in realtà stava scontando una pena. Ok? Vi ricordate quando Giovanni Battista mandò i suoi discepoli da Gesù chiedendogli: sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Ed è scritto che Gesù in quel momento stava guarendo molte persone da diverse infermità. E ieri leggevo una cosa, stamattina leggevo una parola che mi ha colpito tanto, cioè Gesù guariva le persone che erano colpite da infermità e da calamità, cacciando demoni e dando la vista ai ciechi. E lui rispose ai discepoli di Giovanni Battista dicendo questo: andate da Giovanni e riferitegli quello che vedete e quello che udite. I sordi odono, i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i demoni sono cacciati, i morti risuscitano e il Vangelo è predicato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. I poveri erano coloro che non erano mai evangelizzati, non erano mai raggiunti dalla buona notizia, perché a quel tempo si pensava che il povero era così perché Dio lo stava giudicando, quindi non era degno di una bella notizia. Gesù invece ha decretato, leggendo, vi ricordate, nella sinagoga di Nazareth, il passo di Isaia: lo spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Gesù diceva: se nessuno di voi va, io sono stato mandato per questo. E Gesù ha detto a Giovanni Battista: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Nel testo parafrasato mi piace molto, perché dice: mi dispiace se non è come ti aspettavi. Gesù è venuto a sovvertire il sistema religioso, a prenderlo e a metterlo sotto sopra.
Gesù è venuto a rivoltare la religione come un calzino, dicendo dichiaratamente e apertamente che Dio non è una religione, ma che Lui è un padre che si prende cura dei suoi figli. Amen? Alleluia. Lui è un padre che si prende cura dei suoi figli. Quindi stasera, per favore, l'unica cosa che non devi avere è paura, soprattutto paura di Dio. Perché possiamo avere paura della malattia? Perché possiamo avere paura della crisi? Perché è normale, perché è umano, perché fa parte di noi. Ma una cosa è certa, quando queste paure sono alimentate dalla paura di Dio, quelle paure saranno la nostra prigione. Stasera impareremo alcune cose meravigliose, che Dio non ha niente a che fare con la paura, ma che Gesù è venuto a liberare le persone dalla paura. E il modo in cui Lui ha liberato le persone dalla paura, non ve lo dico ok? Perché questo è il centro, il cuore di quello di cui parleremo stasera. E spiegheremo come a volte vengono insegnate delle cose errate, perché si è sempre insegnato che l'unico modo per uscire dalla paura è la fede. E non è così. E stasera scopriremo qualcosa di straordinario. Però voglio concludere questa introduzione in questo modo. Giovanni dice: noi lo amiamo perché? Perché Lui ci ha amato per primo. Quindi stasera, se tu potrai dire al Padre: io ti amo, è perché Lui te l'ha detto prima che tu glielo dicessi stasera. Alleluia. Quando ti sei alzato, ti sei svegliato stamattina, tuo Padre ti ha detto: io ti amo, io ti amo. Ed è per questo che tutto quello che noi facciamo stasera, ascoltatemi, tutto quello che noi facciamo stasera non è per attirare la sua attenzione. Tutto quello che noi faremo stasera non è per convincerlo a benedirci. Non è per cercare di fargli cambiare idea. Tutto quello che noi faremo stasera è semplicemente una risposta a quello che Lui ha cominciato a fare nella nostra vita. Amen. Amen. Quindi noi lo amiamo, noi lo benediciamo, noi lo esaltiamo, perché Lui per primo lo ha fatto con noi. Perché? Perché Lui è il nostro Padre. Amen. E la cosa che dobbiamo fare stasera, prima di iniziare a cantare, è alzarci in piedi e abbracciare almeno 3 persone. Devi abbracciare qualcuno che non conosci. Abbraccia qualcuno che non conosci e benedicelo con tutto il cuore, dai. Abbraccia qualcuno che non conosci e benedicelo con tutto il cuore. Abbraccia qualcuno che ti fa antipatia. Alleluia. Presto è finito, mamma mia, abbracciamoci, dai, questa è un'occasione straordinaria stasera, è un'occasione meravigliosa, dai, comunichiamo l'amore di Dio, comunichiamo l'amore di Dio stasera, la nostra società ha bisogno di questo, il nostro mondo ha bisogno di questo, lasciamo dei nostri posti, alleluia.
Thank you.
fatto un patto con te. Noi non possiamo fare patti con lui, perché noi veniamo meno. È lui che ha fatto un patto con noi. Lui ci ha promesso: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io sarò con te tutti i giorni della tua vita, fino alla fine. Io ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Non spaventarti, non sgomentarti. Chi di vuole nel riparo dell'Altissimo, alberga l'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio, so they are.
Thank you.
terra, una via farà, una via farà.
colui. Tu sei l'alfa e l'omega, tu sei il principio e la fine, tu sei...
delle malattie, delle circostanze, di ogni situazione. Nessuno può maledirti, nessuno può maledire chi è stato benedetto una volta per sempre. Ricevi questo nel tuo cuore, la sua benedizione più grande, più forte, più duratura, la sua benedizione eterna. Siamo nel benedetto in eterno, nessuno può maledire. Abbraccia la persona che è accanto a te, abbracciala con tutto il cuore e digli: la benedizione di Dio è sopra la tua vita, non dubitarne mai, mai. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Bella la presenza di Dio. Amen. È restaurativa, porta guarigione, porta libertà e fa fuggire via ogni paura. Amen. Siamo nel suo abbraccio e nessuno mai ci potrà separare dal suo grande amore. Amen. Ancora gloria a Dio. Hanno assegnato un reparto un po' particolare, perché non so se qualcuno ha esperienza, conosce, molto punitivo, perché il carcere è secondo loro punitivo, perché è un reparto particolare, sono un reparto in cui vengono custoditi sex offender, cioè persone che sono state accusate di reati sessuali. Per reati sessuali intendo dalla violenza sulla donna, violenza di gruppo, fino alla violenza sui bambini. Naturalmente questa da parte loro forse era un pensiero, pensavano che noi ci saremmo ritirate,
per paura, perché comunque ci trovavamo ad affrontare insomma una situazione in cui non ci eravamo mai trovate. L'unica forza e certezza in noi, che, e di cui loro non erano a conoscenza, che prima di sapere l'assegnazione del reparto, noi avevamo pregato e abbiamo detto: papà, sii tu a ispirare il cuore di questi uomini, quindi il reparto che ci verrà assegnato non sarà scelto da loro, ma sarà scelto da te. E così è iniziata questa esperienza a novembre. Ora, a novembre sì, del 2017, ora per arrivare a questa lettera, perché abbiamo avuto un'idea, Donatella ha avuto un'idea, perché dovete sapere che molto spesso le persone sottoposte insomma a restrizione della libertà hanno una creatività inimmaginabile e si occupano molto di artigianato. Quindi loro, i partecipanti al nostro corso, comunque fanno dei braccialetti che ricavano dai contenitori di plastica, dai contenitori del bagno schiuma, e poi vengono ricoperti con il cotone che loro ricavano dalla busta della spesa dove sfilano le maniche. E naturalmente è venuta questa idea, naturalmente, di fare questi braccialetti per i bambini del Burkina Faso. Naturalmente, per far vedere, per far conto ai ragazzi di cosa insomma si trattasse, abbiamo fatto vedere i video di Corrado, così come anche qualche video insomma dei messaggi giornalieri. Insomma, Corrado è entrato pure in carcere, non adesso, ma già 4 anni fa con l'altra. Per arrivare naturalmente al loro desiderio ultimo di dire: dottoresse, per favore portateci Corrado sabato scorso, perché noi andiamo di sabato. E quindi abbiamo detto: ragazzi, veramente sabato prossimo noi vedremo Corrado. E quindi loro hanno deciso di scrivere una lettera per il destinatario. Lascio la parola a Donatella. E vorrei chiamare, Corrado e Medi qui. Posso? Ok. Caro Corrado, chi ti scrive queste poche righe sono i partecipanti al corso tenuto da Simone e Donatella. Sono due ragazze di cuore e animo buono, che non hanno pregiudizi nei nostri confronti, non fanno discriminazioni. Anzi, sono delle persone professionali e semplici, hanno un'umanità che in questo luogo molte volte viene meno. Nel loro piccolo sono state in grado di insegnarci e farci comprendere anche il bisogno degli altri. Cosa dirti, Corrado? Che vorremmo conoscerti, anche se un po' già ti conosciamo, perché Donatella e Simona ci mostrano con entusiasmo professionale i tuoi video e ciò che tu fai, le parole che dici, e soprattutto vediamo nei loro occhi le azioni che tu porti fino in fondo verso chi ha bisogno. Ma ciò che apprezziamo di più è la tua grande forza nel farlo, e ciò ti fa onore. Ciò che teniamo a dirti è che queste due ragazze non si sono poste il problema di essere in un reparto come il nostro, di sex offender, autori di reati sessuali, venute qui per amore di qualcuno al di sopra di noi tutti, e sono qui ad insegnarci e farci capire il valore che ognuno di noi ha dentro, e loro ci aiutano ad aprirci e ad esprimere il nostro punto di vista e pensiero. Caro Corrado, dalle parole che noi ascoltiamo nei tuoi video ci appare palese e in modo limpido la tua umanità, il tuo spenderti per i bisogni degli altri e per quello che fai per i villaggi del Burkina Faso. Ascoltando le tue parole ci sentiamo privilegiati, ma soprattutto partecipi di un insegnamento d'amore verso il prossimo. Tu dai tanto, date tanto, e vi basta un sorriso e vi sentite ripagati del duro lavoro fatto. Un video ci ha toccato molto, ed è quello dove tu distribuisci riso e le volontarie donano caramelle ai bambini. Vorremmo avere un giorno l'onore di conoscerti da vicino, di poterti stringere la mano, perché noi non ci sentiamo discriminati da voi tutti, e questo lo capiamo dalle parole di Simona e Donatella. Questo loro è il vostro senso di essere veri e il senso di umanità che avete verso il prossimo. Nell'attesa di poterti conoscere, vogliamo che tu sappia che apprezziamo molto il lavoro di queste due professioniste che con umanità, dedizione e tenacia portano avanti il loro impegno. Concludendo, vorremmo farti sentire il nostro grazie tramite Simone e Donatella, ma abbiamo la speranza che un giorno potremo abbracciarti di persona. Da noi tutti del corso, grazie. PS, caro Corrado, ti dedichiamo una poesia. Non ti pare meraviglioso? Noi non ti conoscevamo. Tu ignoravi la nostra esistenza. Pensa,
E se le strade della vita non si fossero mai incontrate? Un'inezia, un ostacolo qualunque, e noi saremmo rimasti lontano. Siamo talmente convinti che era necessario che noi ci incontrassimo, che questo pensiero ci faccia paura. Dovevamo incontrarci perché qualcuno ci guidava e ci sta ancora guidando. Ci illudiamo, sappiamo che il lavoro è grande, è profondo, è duraturo, è difficile, però sappiamo che è possibile. Noi sappiamo che la potenza del tuo spirito può cambiare un Saulo in un Paolo. Per questo noi ti ringraziamo per come tu riesci ad arrivare nelle profondità, lì dove nessun uomo potrebbe mai arrivare. Tu riesci ad arrivare con una delicatezza, una dolcezza, e con una tale autorità e forza. E per questo noi ti chiediamo, Padre, di muoverti attraverso le nostre vite. Noi non ti chiediamo semplicemente di usarti di noi, di servirti di noi, noi ti chiediamo di amare attraverso di noi, di toccare, di abbracciare, di sorridere, di parlare, di accogliere e di dimostrare affetto, perdono attraverso di noi. E vogliamo pregare in questo momento per Simone, per Donatella, per questo lavoro gravoso che loro stanno facendo, ma Padre, sei tu che li hai mandati là. Sei tu che li hai mandati, sei tu che hai aperto le porte. E lì, in quel posto che qualcuno chiamerebbe magari l'inferno aperto, tu hai portato degli angeli straordinari per portare la tua presenza e la tua pace. Noi vogliamo benedire Simone e Donatella e reclamare la tua protezione sopra le loro vite e la tua saggezza nelle parole che dovranno utilizzare e nei programmi che dovranno effettuare all'interno di quel luogo. Vogliamo benedire queste persone perché tu fai splendere il sole su chiunque, fai piovere su chiunque. Noi vogliamo reclamare, Padre, che la tua bontà, che la tua grazia, che la tua misericordia sia rivelata nel cuore e nella mente di quelle persone attraverso la vita di Simone e di Donatella. Per questo noi ti ringraziamo per il loro coraggio, per la loro forza, per la loro tenacia, per la loro, Signore, caparbietà in quello che tu hai messo davanti a loro. E le vogliamo benedire e dichiarare che avranno tanto successo e porteranno tanto frutto per la tua gloria, perché questo è quello che tu vuoi, questo è quello che tu hai stabilito e questo è quello che noi crediamo. Ci accordiamo insieme a te per benedirle e per reclamare, Padre, che tu tirerai fuori i tesori dalle tenebre nel nome di Gesù. Amen. Grazie del vostro impegno. Dio è buono, sua benignità dura per sempre, ma non abbiamo molto tempo. Il nostro tempo non dura per sempre, quindi dobbiamo andare avanti. Prima Giovanni, capitolo 4, appunto, versetto 18. Abbiamo letto che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore è perfetto. L'amore è perfetto
che non è un amore umano. Chiaramente, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ora, prima di andare in profondità su questo argomento, vorrei leggere un episodio insieme a voi dal Vangelo di... Luca. Vangelo di Luca? Sì, Vangelo di Luca al capitolo 8, al versetto 22. È un episodio molto conosciuto. Stasera magari lo vedremo sotto un'ottica diversa. E alla fine, per quanti lo desiderano, possiamo pregare, per quanti vogliono, per quanti hanno bisogno. Luca capitolo 8, versetto 22, è scritto così. Ora, uno di quei giorni avvenne che egli salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. Ed essi presero il lago. E mentre navigavano, egli si addormentò e un turbine di vento si abbatté sul lago, tanto che la barca si riempiva ed erano in pericolo. Allora essi, accostatisi, lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, noi moriamo. Ed egli, destatosi, sgridò il vento e la furia dell'acqua, e questi si acquetarono e si fece bonaccia. E Gesù disse ai suoi discepoli: dov'è la vostra fede? Ed essi, impauriti, si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro: chi è mai costui che comanda anche al vento e all'acqua e gli ubbidiscono? Quando noi leggiamo questo passo della scrittura, e in maniera particolare quando leggiamo dal Vangelo di Marco, troviamo alcuni particolari. Stamattina, mentre leggevo questo, sentivo proprio il Signore ministrava al mio cuore anche per quello che sarebbe stata questa serata, improntata proprio sul fatto che siamo stati destinati a regnare liberi dalla paura. Dillo alla persona accanto a te: tu sei destinato a regnare libero dalla paura. Siamo condannati a vincere, caro mio. Condannati a vincere, destinati a regnare e liberi dalla paura nel nome di Gesù. Ma nel corso della nostra vita, della nostra esistenza, succedono cose che sono impreviste. Ora vorrei farvi notare un piccolo particolare, che non è piccolo in realtà, che non è da poco, che Gesù, la maggior parte delle persone delle quali Gesù si era circondato, erano pescatori. Ed erano proprio pescatori che erano nati e vissuti a Capernaum, cioè una cittadina, un paesino proprio sul lago di Galilea, il lago in questione, ed erano nati e cresciuti come pescatori, e quindi conoscevano quel lago e tutte le rive di quel lago a memoria, e conoscevano tutte le fasi lunari, tutte le stagioni, tutti gli orari, conoscevano ogni cosa di quel lago, e niente poteva sorprenderli. Ora è scritto che Gesù salì sulla barca, e faccio un salto tra Marco e Luca, cerco di unire i punti, ed è scritto che Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva del lago. Ed è scritto che mentre loro cominciarono la traversata, Gesù si addormentò. Allora, tutti quanti noi dobbiamo comprendere che Gesù era 100% uomo, e che quindi aveva bisogno di dormire, aveva bisogno di mangiare, aveva bisogno di andare in bagno, aveva tutti i bisogni fisiologici di un essere umano. Gesù aveva sete, sappiamo alcuni passi dove lui mangia, dove lui beve, dove lui dorme, dove lui si apparta. Ed è scritto che durante la traversata, molto probabilmente Gesù era venuto da una notte di preghiera, arriva il momento in cui si addormenta, e il momento in cui si addormenta è il momento in cui esplode
una delle più grandi tempeste che i discepoli, che erano pescatori, Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo, i quattro principali pescatori, erano loro. Era una tempesta che nessuno di loro aveva mai affrontato prima. Ed è strano che questo accada proprio mentre c'è Gesù sulla barca e dopo aver ricevuto un comando, ed era un imperativo, passiamo all'altra riva. I discepoli avevano già sperimentato cose soprannaturali nella loro vita, avevano pregato per gli infermi, avevano visto i ciechi riacquistare la vista, i morti risuscitare, i demoni essere cacciati, avevano visto il pane, i pesci moltiplicarsi. In alcuni casi hanno visto Gesù camminare sulle acque, Pietro ha fatto questa esperienza, ma mai si erano trovati di fronte ad una tempesta così assurda. Era una tempesta che non era normale. Non è mai capitato di trovarvi in alcune situazioni che magari avete affrontato altre volte, una malattia, un problema di crisi economica, un problema con un figlio, una situazione particolare che l'avete affrontata e l'avete superata egregiamente. Sapete che queste cose possono accadere, ma arriva il momento in cui succede qualcosa, quella stessa cosa che magari hai affrontato e superato altre volte, arriva in una maniera che non è normale. Vedete, la Bibbia parla che arriva il momento in cui ognuno di noi deve affrontare il giorno malvagio. Ricordate Paolo quando scrive agli Efesini e parla dell'armatura del credente? Dice: rivestitevi dell'intera armatura affinché possiate rimanere dritti e in piedi e resistere nel giorno malvagio. Ci sono giorni che sono particolarmente malvagi. La vita non è facile, lo sappiamo, con il Signore stiamo riuscendo, grazie a Dio andiamo avanti, la sua gioia è la nostra forza, la sua presenza è la nostra pace, sappiamo i miracoli che Lui fa, quanti hanno sperimentato miracoli da parte di Dio, tutti noi sappiamo che Dio è in grado di fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo, ma a volte ci troviamo di fronte a circostanze che vanno smisuratamente al di là di quello che noi semplicemente immaginiamo. Noi pensiamo che le cose debbano succedere sempre a quello della porta accanto. Voglio farvi leggere un versetto molto interessante nel libro di Ezechiele. Qualche anno fa questo versetto mi colpì così tanto. Ezechiele 34. Il versetto 11 e 12. E quando andai a studiare nell'ebraico, nel testo originale, questo passo, rimasi veramente scioccato del significato. Guardate qua, in Ezechiele 34, versetto 11 e 12, dice così: poiché così dice il Signore l'Eterno, ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. È come un pastore a cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Il Signore sta parlando qui che ci sono dei giorni particolari che sono letteralmente destinati a farti disperdere. Tutti quanti noi sappiamo che Dio è grande e ha dei progetti per noi, ma non dobbiamo mai sottovalutare il fatto che il nemico ha anche dei progetti per noi. Ma noi abbiamo autorità e Gesù ha l'ultima parola sopra la nostra vita, ma dobbiamo sottometterci all'autorità di Cristo per vivere l'autorità che Lui stesso ci ha dato. Noi abbiamo autorità sui demoni, abbiamo autorità sulle malattie, abbiamo autorità sulle circostanze, ma dobbiamo ricordarci chi siamo. Come
Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. E questa parola in ebraico ha un significato particolare, perché sta dicendo di qualcosa che viene fatto nelle tenebre di nascosto. E nella cultura di quel tempo aveva a che fare con magia e con stregoneria. Ora non voglio allarmare nessuno, chiaramente, perché non abbiamo motivo di allarmarci, ma ci sono dei giorni particolarmente malvagi, e questi giorni sono destinati, anche se, no, se magari non ci abbattono, lo scopo è quello di farci vivere nella paura. Quanti di noi abbiamo superato situazioni, abbiamo affrontato determinate circostanze, le abbiamo vinte egregiamente, ma in un certo qual senso è rimasto dentro di noi la paura che certe cose ritornino? Stasera vogliamo pregare che queste paure siano eliminate definitivamente, perché colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. La paura ci fa focalizzare su noi stessi e sulle circostanze. La fede ci fa focalizzare sull'amore del Padre e su quello che Lui fa nella nostra vita. E c'è una promessa straordinaria che chiunque sta attraversando un momento del genere, dice il Signore, verrò io stesso a cercarle, verrò io stesso a salvarle e verrò io stesso a tirarle fuori da quei luoghi dove si sono disperse in un momento difficile della loro vita. E magari noi anche all'interno di comunità e di ambienti religiosi abbiamo anche giudicato certe persone. Io mi metto in mezzo, perché negli anni passati ho fatto, si dice in Sicilia, si usa un termine non molto bello, ma lo voglio dire per esprimere la mia vergogna. Abbiamo fatto queste fangate, buttando fango sulle persone, non comprendendo quello che stavano vivendo, abbiamo gettato giudizi e condanne, e non abbiamo capito che erano momenti difficili, e quando io l'ho passato sopra la mia vita ho dovuto chiedere perdono a Dio per il giudizio dato sulla vita di altri. A volte dobbiamo passare per certe cose per comprendere il male che abbiamo fatto e il male che gli altri hanno subito dalle nostre parole o dai nostri giudizi così veloci, così sbarazzini, così senza sensibilità. E Dio dice, se nessuno andrà, io stesso andrò. Questa parola profetica si è chiaramente adempiuta e realizzata con Gesù, quando lui disse, io il figlio dell'uomo sono venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Amen. E la straordinaria esperienza che facevano tutti coloro che incontravano Gesù è che quando avevano a che fare con loro, con lui, la paura veniva letteralmente diradata, come una nuvola che veniva spazzata via dal vento, come un brutto odore che veniva letteralmente, che scompariva nel momento in cui si apriva una finestra e entrava questa ventata di aria fresca. Le persone che avevano a che fare con Gesù ricevevano un tocco unico, che era il tocco dell'amore del Padre. Le persone cominciavano a sperimentare e a comprendere che loro erano importanti per Dio. E cos'è la paura se non il fatto che magari Dio si è girato dall'altro lato o si è dimenticato, o che magari il nostro peccato, quello che abbiamo commesso, è talmente grande che non può essere perdonato. Ma quando arrivava Gesù, questi dubbi scomparivano. Perché la Bibbia dice che Gesù andava attorno e faceva del bene. E tutte le persone che incontravano Gesù, semplicemente guardandolo negli occhi, scoprivano e vedevano l'amore del Padre. Ecco perché lui poteva dire, chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno solo. Arriva la tempesta, e questa tempesta non era naturale. Giacomo, Giovanni, Pietro, Andrea, pescatori di grandissima esperienza, si sono trovati di fronte alle tempeste, ma questa tempesta li ha messi in crisi. Nel Vangelo di Marco ci sono dei particolari, ora voglio dirvi, ma Gesù era lì e stava dormendo.
Io vorrei che stasera, uscendo da questa riunione, ognuno di noi potrà dire: quando arriverà la tempesta, mi troverà dormendo. E quando la tempesta se ne andrà mentre dormo. Perché ho la pace di Dio nel mio cuore, perché sono libero da ogni paura, perché so che se lascio una riva, Dio mi porterà all'altra riva. Io non morirò, io vivrò e racconterò le meraviglie del mio Dio. Alleluia. Quando i discepoli erano terrorizzati da quello che stavano vedendo, perché dice nel Vangelo di Marco che l'acqua riempiva la barca, e dice erano in serie difficoltà, andarono da Gesù. Io penso che la scena di quei discepoli si guardavano l'altro e dicevano: ma come ci ha fatto? Ma come fa a dormire? Come fa a dormire? Fosse anche con tutta l'acqua che gli arriva in faccia, ma come fa? Cioè, questa barca sta per letteralmente per girarsi, fare un giro di 360 gradi, e lo vedi lì beato. Lo era. Era straordinariamente beato. Perché? Cos'è che ci mantiene fermi e non ci fa prendere la paura? Vorrei entrare in questo. Molte persone vivono con paura perché non hanno chiaro qual è il piano di Dio per la loro vita. Bimbi, molte persone hanno paura perché non riescono a realizzare il piano di Dio per la loro vita. Non è una colpa, chiaramente. Siamo qui per questo, per spiegare certe cose. Gesù disse: passiamo all'altra riva. Quella parola, quella frase, quel comando determinava una traversata di successo. È sicura, loro sarebbero arrivati all'altra riva. Nel Vangelo di Marco c'è un particolare che vorrei farvi notare. È scritto che assieme a quella barca dove c'era Gesù partirono altre barchette. Ma quando scoppia la tempesta, se Gesù non è nella barca, si ritorna indietro. È l'unica barca che arrivò dall'altro lato. Era la barca dove c'era Gesù. Non possiamo fare la traversata senza il Signore e senza conoscere qual è la sua volontà per la nostra vita. Davide, quando affrontò determinate problematiche, Saul cercava di ucciderlo continuamente, giornalmente. Lui un giorno scrisse queste parole: io non morirò, io vivrò e racconterò le meraviglie. Amen. Perché? Perché sapeva che era stato unto re e sapeva che doveva lui succedere poi dopo la morte di Saul. Lui sapeva qual era la volontà di Dio per la sua vita. E quando noi conosciamo qual è la direzione che Dio ci dà, cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare, con chi lavorare, in che modo lavorare, quando comprendiamo qual è la volontà di Dio e cominciamo ad ascoltare, ad essere sensibili alla sua voce, noi sappiamo una cosa: che nessun'arma fabbricata contro di noi avrà successo. Nessun'arma fabbricata contro di noi avrà successo. Perché? Perché Dio è fedele e Dio non è sorpreso dalle tempeste che arrivano, anche quelle tempeste soprannaturali. Ed è questo il fatto: quando noi decidiamo di vivere una vita con Dio, una vita che non è normale, beh, diciamocelo apertamente e chiaramente, la vita con Cristo non è una vita normale. Dillo alla persona che ha detto: tu non sei normale. La vita con Cristo non è una vita normale, è vero o no? Non è una vita normale. E quindi parliamoci chiaro: ci sono momenti in cui dobbiamo affrontare dei problemi
sono normali. Perché se abbiamo deciso di fare la sua volontà, noi abbiamo deciso di mettere il piede in un mondo, in un regno che è soprannaturale. E dobbiamo aspettarci che a volte, non sempre, ma che a volte alcune problematiche non sono normali, ma che sono soprannaturali, come quella tempesta che mandò nel panico 4 pescatori di grandissima esperienza. Come per dire, ne abbiamo viste di tempeste, ma questa non riusciamo a gestirla. Svegliarono Gesù. Gesù si alza. Guardate cosa fa, e questo è un particolare che è scritto nel Vangelo di Marco. L'acqua riempiva la barca e loro erano preoccupati di capovolgersi perché il mare era molto agitato. Gesù si alza, Gesù si sveglia, si mette in piedi e dice la Bibbia che lui sgrida il vento. I discepoli avevano paura del mare, perché è qualcosa che puoi vedere, che puoi toccare, ed è qualcosa che ti tocca. Gesù non sgrida il mare, Gesù sgrida il vento. E disse al mare. Ci sono circostanze, problemi visibili davanti ai tuoi occhi e tu cerchi di risolvere quel problema, ma il problema non è l'acqua che sta riempiendo la barca, il problema non è l'acqua che sta facendo ondulare la barca e rischia di farla capovolgere, perché un pescatore esperto, appena arriva un vento di quel genere, leva la vela, e quindi il problema non è il vento. Dobbiamo imparare ad affrontare i problemi nel modo giusto. Noi pensiamo che il problema sia l'acqua. Gesù dice no, il problema è il vento. Quello che non vedi, quello che non tocchi, quello che non riesci a dimostrare. Ma è quello il problema. Gesù sgrida la fonte. Un vento, un turbine si abbatté su quell'acqua. E si fece un'accia, si gira verso i suoi e dice: forte Gesù, dov'è la nostra fede? Dov'è la nostra fede? C'è una versione parafrasata che mi piace molto, che dice cos'è, che dice così: ma quando è che avrete fiducia? Io vi ho detto di salire sulla barca, io vi ho detto di andare all'altra riva, io sono con voi. Quando è che avrete fiducia? Quando è che smetterete di avere paura? Voglio ritornare in prima Giovanni e poi andiamo alla conclusione. Prima Giovanni capitolo 4. Vedete, a noi è stato insegnato che per essere liberi dalla paura dobbiamo avere fede. Se tu hai fede, non hai paura. Ora, la fede e la paura sono fatte della stessa sostanza. La fede e la paura sono la stessa cosa. Cambia l'obiettivo finale. La fede è certezza di cose che si sperano. La paura è certezza di cose che si temono. La fede e la paura hanno lo stesso DNA. Ecco perché quando hai paura non puoi avere fede, e quando hai fede non puoi avere paura. Ed ecco perché la soluzione alla paura non è la fede. Perché ci sono momenti in cui non hai fede, sei pieno di paura. E le persone sono quelli straordinari, no? Quelli super spirituali. Devi credere, devi avere fede, devi credere, devi avere fede. Tu dici: me la sto facendo sotto, quale fede?
quando sei dall'altro lato. Ma quando una persona ha paura, non ha bisogno di sentirsi dire non hai fede, perché lo sa. E non ha bisogno di essere spinto, devi credere, devi credere, devi confessare, devi dichiarare, non ce la fa. Perché la paura ti blocca il cuore, ti paralizza. E la paura ti farà credere che non riuscirai mai più ad avere fede. Quanti è capitato? Quando la paura ti, si aggrappa al tuo cuore e ti porta giù e vedi buio, 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 sei in quel tunnel, non vedi mai l'uscita. E le persone dicono, devi credere, devi che tu le prenderesti a schiaffi. Perché tu gli dici, non stai portando le mie scarpe. Un problema fisico quando un dottore ti dice 3 mesi di vita. Devi avere fede. Sì, lo so che devo avere fede, ma in questo momento ho paura e non riesco ad avere fede. O quando un datore di lavoro ti dice fra una settimana vai a casa e hai più di 50 anni e non sai che fare. O quando hai la notizia di un figlio che si sta drogando. O qualcosa, qualunque cosa. Quella paura che si attacca al cuore e non ti lascia più andare. Qual è la soluzione per essere liberi dalla paura? Perché vedete, i discepoli ebbero paura di morire. Arriva Gesù, sgrida il vento, calma la tempesta ed è facile avere fede. Ma come si fa a non ricadere nella paura? Prima Giovanni capitolo 4 versetto 18 dice così: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Quello che fa la differenza nella nostra vita non è quanta fede abbiamo, perché non è un problema di quantità. Quello che fa la differenza nella nostra vita è la rivelazione dell'amore di Dio. Perché è la rivelazione dell'amore del Padre che ci libera da ogni paura. Perché quando arriva una notizia, quando stai affrontando una tempesta e stai passando attraverso il fuoco e stai passando attraverso le acque, come è scritto in Isaia 43, vi ricordate? Quando passerai attraverso il fuoco, quando passerai attraverso le acque? La Bibbia non dice se passerai. La Bibbia dice quando passerai, come per dire ci sono dei passaggi obbligati che non puoi farne a meno. Salmo 23, ricordate? Tutti quanti noi vorremmo che finisse al versetto 3 e che non ci fosse mai il versetto 4. Eterno il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida nelle acque riposanti. Egli è colui che ristora la mia anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Amen. Basta. No, c'è il versetto 4 che dice: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Perché? Perché il tuo bastone, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Ma il bastone e la verga non servono per le pecore, come a volte viene insegnato. Ma c'è una valle a volte dell'ombra della morte che dobbiamo attraversare. È l'unica cosa, l'unica, che ci farà rimanere dritti e saldi e sapere che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. E anche se ci sono momenti in cui io non ci credo, io so che è così. Perché? Perché conosco mio Padre. Io conosco me stesso, so che sono debole, so che a volte cado, so che a volte faccio delle fesserie. La mia fede non può essere nella mia fede, perché troppo spesso abbiamo fatto della fede l'oggetto della nostra fede. Abbiamo a volte esaltato la fede così tanto che la nostra fede è quanta fede ho?
Quindi in base alla nostra fede pensavamo di uscire. E quando la situazione si è fatta difficile e abbiamo capito che non avevamo abbastanza fede per superare il problema e lo abbiamo affrontato e ne siamo usciti fuori, alla fine ci siamo resi conto che la soluzione non è stata data dalla nostra fede, ma che ci siamo fidati di Lui. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno, perché a volte la nostra fiducia viene meno, la nostra fede viene meno, non riusciamo ad affrontare il problema o superare la paura, e l'unica cosa che possiamo fare è: io non so cosa mi aspetta domani, ma io so che la mia vita è nelle tue mani e che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. E anche se non ho fede in questo momento, sono terrorizzato, io so che tu mi porterai oltre e che mi farai arrivare dall'altro lato dell'acqua. Perché? Perché c'è uno scopo, perché c'è un motivo. Quando andiamo ad affrontare, a leggere e a scoprire cosa c'era al di là di quel lago, ci rendiamo conto che Gesù stava andando a liberare un uomo posseduto, e non andò a liberare semplicemente l'uomo. Gesù andò a liberare un terreno, tutta la Decapoli, 10 città. Gesù non andò solo per un ragazzo, Gesù andò per una regione intera. E quel ragazzo poi che voleva andare con Gesù, Gesù disse: no, rimani qui e testimonia di tutto quello che il Signore ha fatto per la tua vita. C'è un motivo per cui le cose succedono, c'è uno scopo per questa tempesta, c'è uno scopo per il fatto che tu stai attraversando il fuoco, c'è un motivo per il quale stai attraversando queste acque. E la promessa è: quando camminerai attraverso il fuoco non sarai arso, quando camminerai attraverso le acque non sarai sommerso, perché io ti amo e sei onorato agli occhi miei. L'amore perfetto caccia via la paura e non la fa più tornare. Sono 30 anni che conosco il Signore, o che pensavo di conoscerlo, ma dal 2009 a oggi, 9 anni quasi, il Signore ha stravolto la mia vita. Il Signore mi ha rivelato la sua grazia, mi ha rivelato il suo amore come mai avevo sperimentato prima, come mai mi era stato insegnato. Ho dovuto cominciare a leggere la Bibbia di nuovo, con altri occhi, con un altro cuore, con una nuova attitudine. Ho detto al Signore: voglio diventare ateo all'Iddio della religione, e voglio conoscere l'Abba Padre. Voglio che tu distruggi dentro di me ogni cosa religiosa che è stata edificata in 25 anni, e voglio che ricominci da zero nella mia vita. Perché? Perché la rivelazione dell'amore del Padre mi ha liberato da ogni paura. La rivelazione della sua grazia, del suo amore incondizionato, del suo amore immeritato, mi ha liberato da ogni angoscia, da ogni paura di fallimento, da ogni paura di qualunque altra cosa. Nell'amore non c'è paura. E la vera rivelazione sta proprio nel versetto successivo, il versetto 19, andiamo alla conclusione, dove dice così: noi lo amiamo. Perché? Perché? Perché Lui che ti ha amato per primo. Lui ti ha amato prima che tu nascessi, Lui ti ha amato prima che tu fossi concepito, prima che le tue membra fossero formate nel grembo di tua madre. Lui già ti conosceva, sapeva il tuo nome, sapeva esattamente quello che avresti vissuto, e Lui ha cominciato ad amarti prima che tu fossi, prima che tu emettessi il primo vagito. Lui ti ha chiamato per nome e ti ha detto: tu appartieni a me. Amen.
quando tu comprendi l'amore di Dio nella tua vita, tu vieni liberato da ogni paura e qualunque tempesta arriva, tu avrai il coraggio di andartene a coricare e a dormire. Perché? Perché per come è arrivata se ne andrà. Perché? Perché Dio ha stabilito che io debba arrivare lì, e non è né per forza né per potenza, ma è per il suo spirito. Alleluia. Non è per la nostra abilità, non è per la nostra capacità, non è per la nostra quantità di fede, ma per il semplice fatto che noi ci fidiamo di Lui. Non posso mai dimenticare, tanti anni fa stavo camminando in una villetta, ero da solo con la mia seconda figlia Alessandra, e lei stava letteralmente, io stavo camminando e la tenevo per mano, e lei camminava con un muretto e stava per finire il muretto, e io rimasi di stucco quando pensavo che alla fine del muretto lei si sarebbe fermata. Ma lei era con papà e non aveva bisogno di fermarsi, perché qualunque balzo in avanti lei avrebbe fatto, papà sarebbe stato lì a prenderla. E ho visto questa bambina di 3 anni che camminava appena, arrivare alla fine del muretto e lanciarsi con una tale audacia, con un tale coraggio, che io... sapete, sono frazioni di secondo, no? Lo sapete? Ho detto, non lo fa, non lo fa, non lo fa, lo ha fatto. Ho avuto il tempo di stendere il mio braccio e afferrarlo al volo. Volevo sgridarla, ma come fai a sgridare qualcuno che si fida di te? Lì ho avuto una realizzazione della piena fiducia. Lei non capiva che cosa è, lei non sa cos'è il pericolo, a che altezza si trova, cosa sarebbe potuto succedere nella sua vita. Quella non è fede, quella è fiducia, fiducia cieca nelle braccia del Padre. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, benedetta sia la tua vita e la nostra fede che ci permette di fare cose straordinarie. Ma ci sono momenti in cui la nostra fiducia si ferma, si blocca, e Lui è la nostra fiducia. Perché è Lui che sta guardando, è Lui che sta vegliando su di te, ed è Lui che stende il suo braccio per dire lanciati, ci sono io, non preoccuparti. L'amore perfetto caccia via la paura, perché Lui ci ha amato per primo. Guardate i bambini, la loro incoscienza. La paura cresce con la ragione. La paura arriva dopo, non è innata. La paura è un ragionamento razionale sulla base di circostanze. Ma i bambini all'inizio non sono razionali, sono istintivi, si fidano, sanno che punto e basta. Noi lo amiamo perché è Lui che ci ha amato per primo. Voglio concludere raccontandovi una testimonianza. L'ho raccontata alcune volte. C'era un padre che stava crescendo dei figli, e uno di questi era abbastanza tosto, aveva 11-12 anni. E la madre e il padre erano sempre su di lui: questo non si fa, questo non si fa, stai attento. Era particolarmente vivace. Un giorno il padre disse a suo figlio di non fare una determinata cosa che sapeva che era pericolosa, ma questo ragazzino non curante fece esattamente quello che non doveva fare, e il padre gli aveva promesso, ha detto, è la terza volta che te lo dico, se tu lo fai di nuovo io ti farò dormire in soffitta da solo senza luce per 3 notti in seguito. E lui disse, il padre disse, guarda che sono serio, questa volta
non scappi. Se tu lo fai ancora un'altra volta, dormirei per 3 notti in soffitta e tu sai che non c'è luce, è una cosa brutta, quindi stai attento. Il bambino impavido ritornò a fare quella determinata cosa, il padre decise di metterlo in punizione. Mise un letto in mansarda, in soffitta, non c'era luce. Appena arrivò il momento, il bambino era in lacrime, non voleva entrare. Il padre disse: te l'avevo detto, te l'ho promesso e sarà così, sei in castigo, vai lì. Chiude la porta e scende nella camera da letto, si mette a letto insieme a sua moglie e sentono il bambino che piange. E la madre gli si spezza il cuore, chiaramente. Il bambino piange dicendo: ho paura, c'è il buio, perdonami, non lo faccio più. E cercava misericordia in tutti i modi possibili. Il padre diceva: te l'avevo detto, te l'avevo detto, te l'avevo detto. Ora dovrai subire le conseguenze della tua disobbedienza. E il bambino gridava, non riusciva a calmarsi. E la madre, la moglie, cominciò a piangere e dire al marito: la moglie era d'accordo col marito che il figlio doveva essere punito. E la madre disse: mi fa troppa pena, per favore facciamolo scendere. E il marito disse: no, lui deve capire, se io do una parola lui deve capire. E la moglie cominciò a insistere, cominciò a piangere pure lei. Se non hai cuore, sei un padre degenerato che lascia il figlio al buio. E la moglie insisteva e il padre cominciò a sciogliersi, perché si sentiva il figlio che piangeva, la moglie accanto che piangeva. E gli venne un'idea grandiosa. Lui uscì dal letto, salì le scale, entrò in quella soffitta, c'era il bambino lì che piangeva, diceva: papà, perdonami, non lo faccio più, te lo giuro, te lo prometto. E il padre disse: io ti avevo detto che ci sarebbe stata una conseguenza per la tua disobbedienza e che avresti dormito qui, in soffitta, senza luce. Però facciamo una cosa: tu per 3 notti dormirai qui e io per 3 notti dormirò accanto a te e io condividerò la pena insieme a te. Ci sono cose che arrivano nella nostra vita che a volte sono il frutto della nostra disobbedienza. Non sempre così, ma a volte capita. E sapete qual è la più grande paura? Dio mi ha abbandonato. Non c'è più possibilità, non c'è perdono, non c'è più, perché Dio, quello che Dio ha iniziato, Dio lo sta facendo con un altro. Ma altre volte io ho pianto nel passato, quello che Dio ha deciso di farlo attraverso di me, lo farà attraverso qualcun altro. Dio darà la chiamata a qualcun altro, i miei doni saranno distribuiti ad altri e cose di questo genere. Perché? Perché mi era stato insegnato che Dio in realtà permette determinate cose nella nostra vita, ma ci lascia lì, ci abbandona al nostro destino finché non superiamo la nostra prova. E voglio dirvi questa sera che il nostro Padre è meraviglioso. E se anche noi stiamo subendo le conseguenze della nostra disobbedienza, lui si metterà il materasso accanto al nostro e dormirà in soffitta con noi per 3 notti. Lui condividerà l'effetto della nostra disobbedienza insieme a noi. Perché? Molto semplice. Perché lui ha fatto un patto con noi. È lui che l'ha fatto, non noi. E lui ha fatto un patto con noi e lui ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai, io sarò con te tutti i giorni della tua vita fino alla fine. E se questo significherà dormire in soffitta con te per 3 notti, io sarò con te per 3 notti e alla fine di quelle 3 notti festeggeremo insieme. Dio non dice te l'avevo detto.
Dio, che è il nostro Padre, ci permette di essere liberi dalle paure. Liberi da ogni paura. E voglio concludere leggendo questo, dai. Prima Timoteo, seconda Timoteo. Seconda Timoteo capitolo 1, il versetto 7, dice così. Anzi, leggiamo dal versetto 6. Per questa ragione io ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. Dillo alla persona accanto a te per favore: ravviva il dono di Dio che è in te. Ravviva il dono di Dio che è in te. Ravviva il dono di Dio che è in te. La parola ravvivare nel testo greco significa ritorna a mettere legna nel fuoco. Questo significa. Significa alimentare di nuovo il fuoco mettendo della legna. Ravviva il dono di Dio. Il dono di Dio nella tua vita non se n'è andato. Il fuoco di Dio nella tua vita non si è spento. La chiamata di Dio nella tua vita non sarà mai passata a qualcun altro, perché i doni e la chiamata di Dio, quando Lui te li dà, sono senza pentimento. Quando Dio dà qualcosa, Dio non se la riprende mai indietro. Ecco perché Dio ti dice: quello che io ti ho dato, sappilo amministrare bene. Il fuoco mio, ravvivalo. E il versetto 7 dice: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di amore, di forza, di amore e di disciplina. Quando parla di spirito non sta parlando di demoni o di angeli, sta parlando di attitudine qua. In questo caso si parla dell'attitudine del cuore. Non avere paura per quello che stai attraversando, per quello che stai vivendo, perché tuo Padre è accanto a te. E l'unica cosa che ti farà uscire vittorioso da questa situazione non è quanta fede hai, ma è la rivelazione dell'amore del Padre. Perché? Perché Lui non ti lascia e non ti abbandonerà mai. Se Dio dovesse agire sulla base della nostra fede, molte delle nostre vite sarebbero totalmente distrutte, vero o no? Ma ciò che fa la differenza non è quanta fede abbiamo in Lui, ma quanto amore Lui ha per Lui. E di una cosa sicuramente possiamo vantarci: noi non possiamo vantarci di quanto noi lo amiamo, però possiamo vantarci di quanto Lui ci ama. Noi non potremo mai vantarci di quanto noi siamo fedeli verso di Lui, ma potremo sempre vantarci di quanto Lui è fedele verso di noi. Non possiamo vantarci di quanto noi abbiamo fiducia in Lui, ma possiamo credere e avere fiducia nel fatto che Lui crede in noi e crede che ce la faremo. Lui si fida di te. Sai perché si fida di te? Perché ti fiderai di Lui. Noi ci fidiamo di Lui perché Lui prima si è fidato di noi. Noi lo amiamo perché Lui prima ci ha amato. Tutto quello che tu puoi dare a Lui è perché Lui lo ha dato a te per primo. Quindi il tuo amore non è un'azione, ma è una conseguenza. Tu lo ami perché tu hai fiducia, non perché sei più spirituale di qualcun altro, ma perché hai ricevuto quello da parte di Dio e il tuo è semplicemente un contraccambio. Cosa potremmo dare a Lui? Cosa possiamo dare a Lui? Solo quello che Lui ci ha dato. Amen? Amen. Possiamo restituire a Lui solo quello che Lui ha versato nella nostra vita. Amen? Passiamoci in piedi, dai. Lui. Grazie Spirito Santo. Grazie con tutto il cuore. Alleluia. Ci sono persone qui stasera che si trovano in una situazione dove senza vergogna possiamo dire tranquillamente: ho paura, è successa questa cosa, ho ricevuto questa notizia, sto vivendo questa determinata cosa, ho paura. Vogliamo pregare insieme a voi. Quello che faremo
vi dico quello che non faremo. Non scacceremo lo spirito di paura, perché lo spirito di paura non esiste. Lo spirito di paura non esiste. E quello che sul quale ci concentreremo stasera non è la paura, ma sull'amore del Padre, perché è quello che vince sempre. Amen. L'amore del Padre è quello che fa la differenza. Quindi vorrei chiedere, se questa sera tu stai vivendo queste determinate situazioni nella tua vita e vuoi venire avanti, vuoi che preghiamo per te, siamo qui per questo, pregheremo tutti insieme e chiederemo allo Spirito Santo qualcosa, chiederemo allo Spirito Santo una rivelazione dell'amore del Padre per la tua vita. Amen. Alleluia. Prendi la mano della persona che è accanto a te, se hai bisogno di preghiera vieni qui davanti, per favore. Stasera, essendo qui, e dire: papà, io mi fido di te. Papà, io mi fido di te. Qualunque cosa succederà, papà, io mi fido di te. Io mi fido di te. Loro sapevano, svegliando Gesù, che la situazione si sarebbe risolta. Loro lo sapevano che la situazione si sarebbe risolta. Loro lo sapevano. Noi ministreremo in questo modo, sgrideremo il vento, qualunque situazione c'è
andremo alla radice, dopodiché pregheremo per una rivelazione ancora più profonda dell'amore del Padre nella vostra vita, affinché qualunque sia la situazione, come si evolverà, in un modo o in un altro il cuore sarà libero dalla paura e voi potrete uscire da questa stanza dicendo: io so che Lui non mi lascerà e non mi abbandonerà, e io uscirò vittorioso da questa circostanza. Amen. Io uscirò, e voglio che tu inizi a dichiararlo questo: io uscirò vittorioso e racconterò le meraviglie di Dio a tutte le persone. Amen. Alleluia. Cominciamo a pregare, dai, cominciamo a ministrare. Cominciamo a ministrare. Thank you.
cuore, lui si sta facendo grande, giustamente ci stanno gentilmente dicendo di andarcene. Vogliamo concludere questa serata, prendi la mano alla persona che sta accanto a te. Alleluia. Vogliamo concludere, poi faremo la nostra, prima di andare faremo la nostra offerta per chi desidera farla, facciamo con tutto il cuore, la facciamo con gioia stasera. Voglio pregare, voglio concludere stasera che la rivelazione dell'amore del Padre possa essere come una valanga nella nostra vita, possa essere come un fiume in piena, qualcosa che non ci lascia più andare, qualcosa che condizionerà il nostro pensare, il nostro parlare, il nostro agire, il nostro progettare, ogni cosa, affinché possiamo ritornare a sperare senza paura e ritornare a credere in maniera audace, senza ansia, senza sollecitudini. Perché? Perché sappiamo che Dio, nostro Padre, è con noi. Lui è con noi. Lui è con noi, Lui non ci lascia e non ci abbandona. E qualunque cosa succederà, qualunque tempesta arriverà, non ci butterà in ginocchio. Ascolta, qualunque cosa arriverà, non ti porterà in ginocchio. Qualunque cosa arriverà, ti troverà in ginocchio. Noi non abbiamo bisogno di andare in ginocchio perché arrivano le tempeste, ma il nostro stile di vita. Alleluia. E so e sappiamo che qualunque circostanza noi la supereremo nel nome di Gesù, perché sappiamo di appartenere a Lui, non perché siamo migliori, perché non nessuno è migliore di qualcun altro, ma quando tu hai la rivelazione dell'amore di Dio, tu affronti e superi qualunque cosa nella tua vita. E le persone ti chiederanno: ma non hai paura? Tu risponderai no, perché Lui è la mia fiducia. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti questa sera con tutto il cuore e vogliamo benedirti per la tua opera nelle nostre vite. E voglio chiedere che la rivelazione del tuo amore, che ci libera da ogni paura, da ogni fobia, da ogni ansia, possa riversarsi nei nostri cuori e nel nostro spirito in maniera dirompente. Per questo noi vogliamo ringraziarti per fede, per quello che tu farai nella nostra vita. Rivoltaci come un calzino, distruggi tutto quello che non ti appartiene affinché possa rimanere solo ciò che è tuo nella nostra vita. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Amen. E amen. Alleluia. Dio ci benedica. Buon ritorno a casa. Andate piano, mi raccomando. Ok? E la prossima? Eh? Sì. Facciamo la nostra. Voglio ricordarvi che il prossimo incontro sarà il 24 marzo. Quindi più di un mese. Però stiamo pregando e stiamo progettando alcune cose. Okay? Scusate, il 24. No. Aprile. 24 aprile. Sicuro? No, 26. 26, scusate. È il 26 aprile, ok? 26 aprile, ok? Buona serata a tutti quanti. Facciamo la nostra offerta, salutiamoci. Dio vi benedica. Ci vediamo oggi.